sono 14 gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato di Catanzaro e dal Servizio Centrale Operativo di Roma a finire in manette esponenti di spicco delle consorterie Iannazzo e Cannizzaro da Ponte attive nell'Ametino. Gli stessi erano già stati tratti in arresto nell'ambito dell'operazione Andromeda condotta dalla squadra mobile di Catanzaro il 14 maggio 2015. Il segretario Magorno dovrà tenere il fiato sospeso ancora per poco. La sua speranza di mantenere il massimo possibile di esponenti PD dentro il partito sembra essere stata esaudita. Ad uscire tra i big dovrebbero essere soltanto Nico Stumpo e Doris Lomoro. Per il resto i calabresi dovrebbero rimanere nel partito, seppur con posizioni diverse. Lo scacchiere, tuttavia, si potrà delineare in modo preciso non appena si entrerà nel vivo delle manovre per il congresso, iniziato ufficialmente con la direzione nazionale che ha dato il via libera. Roberto, ieri è successo qualcosa di grave. È scattato qualcosa in te che ti ha fatto prendere la decisione di suicidarti in diretta Facebook. Ci vuoi raccontare? Ritengo di non poter pagare più un centesimo. Sono un imprenditore da 30 anni. E praticamente gli studi di settore mi hanno assassinato. Io penso che figlio non c'è un sistema, io non riesco a pagare il certificato, anche perché su una società portare in bilancio una perdita di 400.000 euro significa che dopo domani c'è un amministratore esterno che ha posto me e non sono stato in grado di amministrare la società. Il ricalcolo della TARSU, la tassa sui rifiuti operato dal comune di Vibo Valentia a carico delle imprese della diportistica di Vibo Marina, rischia di distruggere per sempre un'intera economia. Io penso che, essendo a buon punto, nel giro di un mese è completato, un mese e mezzo è completato. Così prometteva il sindaco di Vibo Elio Costa il 25 gennaio scorso. L'aggiornamento del piano di protezione civile, ad oggi non è ancora realtà.